qui al Cattaio, al Castello del Cattaio, con la gentile presenza di Andrea della Francesca, che fa parte della famiglia dei proprietari di questo meraviglioso castello. Il Castello del Cattaio è entrato in proprietà dalla Francesca già dal 1929, poi è stato portato avanti con le sue attività dalle ultime via di mio padre, che sono le ultime due sono morte nell'86, per cui dopo c'è stato certo, un passaggio generazionale. In pratica. Io, i miei cugini, i miei parenti attuali, dal 94, 95, 96 abbiamo cominciato a, diciamo, una nuova fase del castello, ad aprirlo al pubblico. Oh. È una proprietà privata, ma era giusto anche che fosse conosciuto da tutti, certo. Anche perché c'è bisogno di storia, ma c'è anche bisogno di tutti per tenerlo in vita. Esatto, noi ringraziamo sempre ogni giorno chiunque venga in visita al castello, perché il suo contributo, il suo biglietto ci aiuta alla manutenzione di questo posto. Noi facciamo visite didattiche interattive anche per i bambini con giochi, il gioco del cavaliere, il gioco dell'affresco, e sono anche i bambini di 3, 4, 5, 6 anni sono veramente contenti e quindi è una soddisfazione. Parlando di affreschi, qui ci sono questi affreschi meravigliosi. Esatto, noi abbiamo uno dei migliori cicli di affreschi come conservazione del 500. La posizione, vedete, siamo in alto, siamo sopra il colle, quindi già qui l'umidità non ha rovinato quegli affreschi che invece in molte ville venete, a livello campagna, di fianco al fiume, il Viale del Brenta, sono molto più l'umidità ovviamente lì, è bello avere il fiume di fianco, certo, però l'umidità, in ogni caso anche noi abbiamo qui il canale Battaglia, quindi mia, fianco a noi, gli antichi nobili Obizzo venivano da Venezia e da Padova direttamente in barca fin qua. Alla parte un pochino più romantica e più curiosa. È un castello che è un monumento, che è un museo, ma che è un luogo che è stato abitato per tanto tempo e che ha avuto anche fatti curiosi, fatti anche tragici, che noi adesso ricordiamo anche soprattutto per il loro aspetto curioso e interessante, come per esempio è stato l'assassinio di Lucrezia. Lucrezia, che era dondi dell'orologio, quindi una famiglia importante, e si sono imparentati, il classico matrimonio combinato dell'epoca, con Pio Enea II degli Obizzo, signore qui del Castello del Cattaio. Un matrimonio che comunque è felice, combinato ma felice. Lucrezia e Pio Enea II erano innamorati, hanno avuto tre figli. Il problema è che Pio Enea II era un giovane quando si è sposato, giovane dal carattere molto vivace e amava molto scrivere libretti che prendevano in giro le donne della nobiltà padovana. Questo siamo nella metà del 1600. 1600, esatto, e quindi si è attirato le inimicizie dei nobili padovani, di alcuni nobili padovani, che lo hanno minacciato di morte. Non sono riusciti a colpire lui direttamente, allora hanno colpito una notte tramite un cortigiano degli Obizzo che si chiamava Attilio Pavanello, hanno colpito la moglie di Pio Enea II, la famosa quindi Lucrezia. Non è vero che lui fosse innamorato di Lucrezia, forse c'era anche quello. Ci sono varie versioni, una versione che ci dice che lui era innamorato di Lucrezia, un'altra versione che ci dice che invece un nobile lo ha pagato per portare a termine la vendetta contro Obizzo. Però l'Obizzo in quel periodo era andato via, lontano da Padova. E quindi hanno voluto colpire Lucrezia. Purtroppo lei ha avuto una morte violenta, è stata assassinata con una rasoiata al collo. Lei è morta in realtà non qui al Cattaio, ma è morta in una stanza del palazzo che la famiglia aveva a Padova. Gli Obizzo qui abitavano nella maggior parte dei tempi del tempo, e per cui la leggenda, quella che dopo si è creata, la leggenda, dice che Lucrezia continuasse ad apparire qui nelle stanze del Castello del Cattaio perché qui vivevano il marito
ancora in vita. I tre figli, in particolare, un figlio Ferdinando, che era Ferdinando, il suo più piccolo, più esatto, che lei amava di più. Figlio che purtroppo è stato il primo che ha visto la madre morente nella stanza da letto, perché dormiva nella stanza a fianco. Praticamente gli ho visto negli atti del processo che si è tenuto a Venezia contro Attilio Pavanello. Gli Obizzo raccontano che loro erano convinti della colpevolezza del Pavanello, in quanto il fantasma di Lucrezia gli era apparso più volte di notte, raccontando un po' alla volta, cercando di farsi capire, insomma, chiaro che il fantasma non ci parla, non è che così, può parlare, però... facendogli capire che l'assassino era proprio il Pavanello. C'erano già delle prove contro di lui, un bottone perso, qualcuno che forse l'aveva visto, comportamenti suoi strani. Però la prova che loro dicevano è inconfutabile era la testimonianza dell'assassino, il fantasma di lui. Siamo del team Orizzonti Paranormali, siamo qua al Cataio per notificare la nostra presenza. E ci occupiamo di ricerche parapsicologiche e di tutti quei fenomeni che la scienza tradizionale non può spiegare. Signore, quello giù del team degli Orizzonti, sì, allora ha detto che ha visto, cioè che è riuscito a identificare, come anche altre due sagome. Oltre a quello, allora, di Lucrezia, i particolari possibile dell'indagine io vi consiglio di chiedere direttamente a loro, perché, ma vi spiego subito perché, il 15 dicembre scorso noi eravamo tutti qua, c'ero anch'io, e loro hanno fatto le indagini strumentali e sensitive, però non siamo stati fortunati, perché ci sono diversi team che fanno queste indagini. Loro sono, secondo molto me, seri, nel senso stanno studiando per bene tutto il materiale, quindi non hanno ancora dato i risultati definitivi, neanche a noi stessi. Per cui io so che qualcosa hanno trovato. Però attendo anche da loro. Noi oggi abbiamo fatto un'anteprima e più avanti speriamo giugno, luglio, se no altrimenti a settembre, di avere proprio anche visionare il loro materiale e mostrarlo al pubblico. Loro so che hanno rilevato presenze uditive, presenze sensoriali, immagini, ombre, di passaggi all'interno del castello. E d'altra parte, quindi, con le storie che hanno tutta la storia che c'è stata, senza dubbio ci sono tante tracce qui. A me capita, sapete, qui c'è l'apertura alle visite, ci sono i matrimoni spesso finiscono all'una, alle due, alle tre di notte, quindi mi capita di venire anche in tarda notte qui per chiudere, per sistemare, magari anche da solo. Ti senti sempre un po' osservato, come qualche presenza, non sei proprio da solo. Uno cerca di essere neutro, però ti guardi dietro. C'è una storia dietro. Neanche tanti rumori, perché in un luogo del genere è normale. Sì, normale, però non c'è mai solo. La presenza, la sensazione che ci può essere veramente quella traccia di ancora qualcuno che che ti osserva. Qualcuno anche, mi è capitato una volta in particolare, quello me lo ricordo bene, di un signore qui di Padova, tra l'altro un professionista, un medico, che mi ha raccontato che lui è anche sensitivo, medium, e lui mi ha confermato che sente la presenza del fantasma di Lucrezia all'interno di questo castello. Mi ha detto che è un fantasma tranquillo, positivo. Questo medium mi ha detto che la presenza di Lucrezia si sente. Tra l'altro lui mi avrebbe anche detto, che però è meno documentato storicamente al castello, che si sente anche la presenza nel giardino del fantasma di Barbara Querini, che è la moglie di Tommaso Vito. Lei invece uccisa dal marito per infedeltà, il marito per vendicarsi della sua infedeltà l'ha uccisa. È stata uccisa qua, si pare qua. Pare un po' nel giardino. Pare nel giardino, perché nel giardino c'è un monumento funebre a suo ricordo. E il medium mi ha detto, io questa ve la racconto come mi è stata detta, che la presenza di Barbara Querini è invece quella di un fantasma più tormentato. Certo, mi ha detto stai attento, perché quello se appare è più pericoloso. Praticamente lui mi ha spiegato che è quello, la stessa cosa che in fondo mi confermano anche gli esperti che abbiamo qui oggi, che non si parla di fantasmi con l'entuolo bianco, quelli sono nei cartoni animati, nei film. Si parla di presenze, di tracce
le vogliamo chiamare tracce, energia, esatto, energia psichica, sì, quello forse ancora non lo sappiamo, quindi io non mi sbilancio, però tracce del passato. Per cui mi ha detto, tu immagina una traccia, un'energia positiva contro un'energia negativa. Sono entrambe magari difficili da percepire e soprattutto da controllare per chi non è abituato, però è più pericolosa l'energia negativa che c'è nel giardino. Qua al Cattaio abbiamo eseguito una ricerca ancora nello scorso dicembre che sta avendo dei risvolti interessanti dal punto di vista soprattutto acustico e fotografico. Stiamo esaminando maggiormente tutti i nostri dati per quanto riguarda le interazioni acustiche, con tutte probabilità sono stati determinati dei vocalizzi all'interno della sala della pietra insanguinata. Per quanto riguarda la parte superiore sono stati eseguiti due scatti molto particolari che sembrerebbero evidenziare due sagome di una possibile figura femminile. Ci teniamo comunque ad abbattere quello che è lo stereotipo del cosiddetto fantasma, che dà una visione distorta dell'argomento, accostando i concetti di fisica quantistica a quello che noi svolgiamo durante le nostre ricerche, possiamo dare una motivazione maggiore al nostro serio lavoro che conduciamo. Ecco. A livello emotivo qua al Castello del Cattaio abbiamo avuto vari riscontri, soprattutto nella parte superiore del castello, la parte vicina a quelli che sono gli appartamenti del Duca d'Este, dove c'è il corridoio scuro con il marmo scuro, praticamente chiusa comunque al pubblico, abbiamo avuto delle sensazioni molto forti. Nella parte interessante sembrerebbero essersi sviluppati a livello fotografico delle sagome molto particolari, in alcuni casi anche ben delineate. Ci teniamo a dire che il processo di elaborazione dei dati è molto lento. Invitiamo tutti comunque a seguirci su Facebook, a iscriversi alla nostra pagina Orizzonti Paranormali, oppure a seguire il nostro sito internet www.orizzontiparanormali.com. Ringraziamo tutti per l'attenzione. Team Orizzonti Paranormali vi saluta e vi chiede di restare connessi ancora prossimamente nei nostri schermi.